If I showed up in the shape of a stone, would you recognize me? Strange as it seems, I have known you before. But it was not our time yet. If I go sailing into the unknown, what are my chances of ever reaching your shore? Into the deep I am. If I knew how, I would make myself known. And cause the sky to open. And strange as it seems, I once stood at your door. Yet I knew not what your name was. If I go sailing into the unknown, what are my chances of ever reaching your shore? If I go sailing into the unknown, to the deep I am thrown. Ciao amici cari, avete visto questi video? Sono girati con il DJI Mini 3 Pro. Ma ormai avete visto tutti quanti su vari video su YouTube che è stata effettuata la registrazione sul sito FCC del nuovo DJI Mini 3 senza il Pro. E molti stanno facendo scommesse su quali possono essere le differenze, ovviamente non le sappiamo, ma nella registrazione FCC noi possiamo vedere quali saranno le differenze nel comparto radio, perché questo invece è scritto proprio sulla registrazione stessa. Vediamo insieme. Ed eccoci qui, ci troviamo nella cartella dedicata a tutte le registrazioni effettuate dalla DJI. Ce ne sono svariate, vediamo insomma qui in basso questa qua del DJI Mini 3 Pro, ce l'ho già aperta qui, e qui quella del DJI Mini 3. Entriamo all'interno e vediamo tutto l'incartamento che è stato fatto. Queste sono le trasmissioni, le potenze e le frequenze su cui è stato effettuato il test. Se ne sono effettuati due, uno dopo l'altro, e per ognuno di questi test è stato è stata creata un report che riguarda appunto l'esposizione, perché questi test dell'FCC vengono effettuati soprattutto per capire se il drone o comunque la strumentazione che viene testata può dare fastidio all'uomo in particolare o ad altre apparecchiature circostanti che si trovano a lavorare intorno. E vediamo come in particolare abbiamo due registrazioni, ma una cosa bella che si riesce a guardare all'interno di questa cartella è questo antenna datasheet, che non era presente all'interno della cartella del DJI Mini 3 Pro. Noi abbiamo fatto tante stime, abbiamo immaginato come potesse essere la polarizzazione delle antenne del DJI Mini 3 Pro, ma qui abbiamo la vera conferma.
Eccola qua. La conferma è che le antenne del DJI Mini 3 in particolare hanno una polarizzazione orizzontale, omnidirezionale orizzontale. Questo lo immaginavamo e così è. Le antenne di questo DJI Mini 3 non Pro sono solamente, ecco, vedete, solo a 2,4 con guadagno 1,5 dBi e a 5,8 1 dBi. Andiamo a vedere un attimo all'interno del report e ci accorgiamo subito che le antenne in realtà sul DJI Mini 3 saranno solamente due. Eccole. Le antenne lo troviamo subito, poi vi faccio vedere quest'altra cosa qua. Le antenne sono solamente due antenne, una trasmette e due ricevono, con un guadagno di 1,5 dBi, l'abbiamo visto prima, a 2,4 GHz e a un dBi a 5,8. Se andiamo a rivedere quelle del DJI Mini 3 Pro, vediamo subito che le antenne invece erano 4, antenna 0, antenna 1, antenna 2, antenna 3. Questo significa che sono state scelte, la scelta di DJI è stata quella di lasciare solo le antenne con il minor guadagno, eccole qui, quindi la 0 e la 1. Quelle a 2,5 e a 2 non sono state selezionate per questo drone. In particolare il DJI Mini 3 Pro aveva un'antenna che trasmetteva e due che ricevevano. Andiamo a vedere qui che cosa succede. Ritorniamo. Questo è lo stesso, un'antenna NTX e due NRX, però ce ne sono solamente due. Un'altra cosa importante che notiamo all'interno di questo report è che la larghezza di banda utilizzata da questo drone arriva fino ad un massimo di 20 MHz. Eccole qui, 20 MHz ve lo seleziono qua. Quindi questo è i comandi 1,4 MHz, 3 MHz, che sono più o meno, direi, il protocollo Aeroscope, 10 MHz e 20 MHz, quindi ci ricorda moltissimo l'OcuSync 2, cosa che invece non c'era sul DJI Mini 3 Pro, non c'è sul DJI Mini 3 Pro, dove invece la larghezza di banda arriva fino a 40 MHz, tipica dell'OcuSync 3. All'interno di questo report non è specificato il tipo di modulazione, o meglio, non è specificato così come lo conosciamo noi, e lo chiamano semplicemente SDR, perché non entrano nello specifico del tipo di modulazione, o perlomeno nel tipo di sistema. Quindi io mi sentirei di dire che questo nuovo DJI Mini 3 in realtà non sarà OcuSync 3, ma molto probabilmente un OcuSync 2, il che può essere anche un bene, perché abbiamo visto quanto allargandosi la larghezza di banda in realtà diminuisce la distanza, e quindi a 20 MHz mi aspetto che la distanza, cioè che il segnale sia un pochino più portato ad andare lontano, avendo una larghezza di banda più piccolina. Peccato che le antenne diventano due in questo caso, e proprio quelle come abbiamo detto, con guadagno inferiore. Un'altra cosa che vediamo all'interno di questo datasheet, e in particolare quello dell'antenna, sono come sono state tarate le antenne. Vediamo un attimo. La taratura dell'antenna significa quanto quest'antenna è stata progettata per funzionare su quella determinata frequenza che noi vogliamo che ci vada. Ecco qua si osserva, grazie a questo grafico, ve lo spiego in maniera molto molto semplice, più è basso questo valore, più va sotto i meno, e più è tarata l'antenna per quella determinata frequenza. Quindi vediamo che questi sono i marker a 1 e 2, quindi a 2,4 GHz più o meno a centro banda, è abbastanza basso il valore, quindi significa che è tarata proprio per i 2 GHz e 4. A 5 e 7, 5 e 8 sono i marker 3 e 4, insomma ci va comunque, ma mi sarei aspettato un guadagno migliore, cioè una taratura migliore, scusate, non guadagno. Hanno provato anche a vedere se quest'antenna risuonasse sul 5 e 2,
Probabilmente volevano fare qualcosa tipo l'azienda, se non ricordo male, l'Autel che va a 5,2, ma ahimè è troppo poco la taratura qui sopra, addirittura vedete sta intorno ai meno 5,9 dB. Insomma, direi che su questo DJI Mini 3 hanno cercato di risparmiare dal punto di vista del comparto radio. Benissimo, questo è il radiation pattern, poi facciamo, vediamo, tiriamo bene le conclusioni, andiamo avanti. Questo è il radiation pattern, che significa come l'irradiazione della radiofrequenza va fuori dall'antenna, cioè come l'antenna irradia la radiofrequenza. Come potete guardare, ci sono dei punti vuoti, eccoli, quindi se è orizzontale la distribuzione della radiofrequenza partendo da questa antenna, significa che andrà in questo senso e in quest'altro senso. Ed ecco spiegato il motivo per cui quando il drone si trova di traverso rispetto al radiocomando, in realtà ci abbiamo un vero e proprio vuoto, perché potete guardare come è molto più basso. Più è lunga questa, più è protesa verso l'avanti, questo lobo, tanto migliore è la ricezione e la trasmissione. In questo caso vedete che qui ci sono, è molto molto stretta, e quindi significa che in questo punto, da questo lato, non sta ricevendo bene o non trasmette bene anche. Questo è a 5,8, anche a 5,8, insomma. Diciamo che va un pochino meglio, però non è proprio così come dovrebbe essere. Ma questo è un problema di questo tipo di antenne fatte così, antenne patch. In realtà vedo anche un filo, quindi è probabile che sia un patch più un wire. Sono molto molto piccole, le antenne patch hanno questo tipo di irradiazione. Va bene. Questo è quello che riusciamo a capire dal sito FCC. E proviamo a tirare le conclusioni di questa analisi. Abbiamo due antenne a polarizzazione orizzontale, quindi non funzionano in MIMO ma in diversity. Ha delle antenne con un minor guadagno rispetto a quelle del Mini 3 Pro. La larghezza di banda è massimo 20 MHz, quindi si presuppone un OQ-Sync 2 o qualcosa di molto simile. E ovviamente si avranno meno componenti elettronici, il che significherà meno produzione di calore e anche meno consumi. Diciamo quindi un buon drone che potrebbe effettivamente sostituire il DJI Mini 2, peccato solamente per la polarizzazione orizzontale delle antenne che, come ho spiegato più volte, già con il Mini 3 fa soffrire un pochino la ricezione. Bene, ciao a tutti e alla prossima.